えっ <music> amici sono Giandalf 36 ed oggi vi propongo un grande classico Tony Stark in versione Match Test. Sono passati più di dieci anni, ahimè, da quando è stata rilasciata questa meraviglia che io considero una delle migliori rappresentazioni di Tony Stark di sempre. Recentemente Hot Toys ne ha presentate anche una versione 2.0 ma nonostante tutto credo che questa figura gli sia superiore sotto molti aspetti. In questo video la vedremo in maniera dettagliata in modo che anche voi possiate farvi un'idea di questo Tony Stark. Ma ora non perdiamo altro tempo e incominciamo subito. Per quanto riguarda gli accessori, partiamo con un pannello posteriore pieghevole da posizionare dietro la base per ricreare il laboratorio di Tony Stark. Tutto questo rende sicuramente un maggior impatto alla figura. Abbiamo anche un paio di mani supplementari. Quelle di cui è dotato sono in una posizione rilassata, mentre le altre sono in una posa di fuoco o levitazione con i palmi più aperti. Abbiamo una base ambientale che imita il pavimento a griglia, con dei fori laterali in cui si possono infilare i cavi del robot. Il fedele aiutante da laboratorio di Tony, sempre pronto con l'estintore, con un sacco di articolazioni. La base può ruotare, quindi il corpo principale può oscillare sia avanti e indietro e anche su e giù su tre pistoni funzionanti. Il braccio superiore può ruotare dove si unisce al corpo e alla fine del braccio con tre artigli all'estremità che tengono l'estintore. Ci sono anche quattro cavi che possono essere inseriti nei fori della parte inferiore della base, come abbiamo visto prima. Sicuramente il pezzo forte di questa figura è lo sculpt Pensate che in origine questa scultura della testa di Tony Stark, alias Robert Downey Jr., era destinata ad andare con la versione della Mark III Battle Damage di Iron Man. I dettagli del viso mostrano alcune abili lavorazioni. Su cose come i peli della barba e anche i capelli, che è sempre stato uno dei punti di forza per Ottois. È mostrato con la sua tipica frangia floscia con due ciocche che gli cadono sulla fronte. È un paint semplicemente fantastico, un altro lavoro impeccabile. Il colore dei capelli è un castano molto scuro, quasi nero. I toni della pelle sono del solito standard elevato. Con variazioni ultra realistiche e sottili sulla superficie del viso. Ci sono anche aree leggermente più scure intorno agli occhi. Immagino per mostrare il recente stress che Tony Stark avrebbe nel film. E anche intorno alla linea della mascella per indicare una leggera crescita della barba. Le labbra sono fatte delicatamente. Ma con una definizione sufficiente per far sembrare tutto molto naturale. E infine ci sono gli occhi. Nessuno li dipinge in modo così convincente come Ottois. Questa figura da collezione, in scala 1 a 6, è appositamente realizzata in base all'immagine di Robert Downey Jr. nei panni del geniale miliardario Tony Stark. In Iron Man si presenta con un paio di pantaloni grigio antracite a righe, tasche da lavoro ovunque e una t-shirt nera a maniche lunghe sotto una grigia a maniche corte. Tutto l'abbigliamento in tessuto è realizzato magnificamente. Con cuciture di alta qualità. Ma sono le parti tecnologiche. Che lasciano a bocca aperta in questa figura, osservando i vari pistoni, cavi intrecciati, circuiti, fili colorati, superfici incise, nastro isolante e cerniere funzionanti, sono tutte a dir poco sbalorditive. Quindi, riassumendo, tutti gli elementi in tessuto sono adattati allo standard elevato. Che ci aspettiamo da Ottois e le parti meccaniche sono eseguite magnificamente dimostrando ancora una volta che ad oggi nessuno è in grado di fare meglio della casa cinese nonostante l'ingombrante scheletro metallico la parte superiore del corpo è estremamente posabile non ho trovato particolare resistenza nel muovere sia le braccia i gomiti. Si nota perfettamente il meticoloso lavoro di precisione fatto su questa figura proprio guardando la schiena. Ogni particolare è studiato a tavolino e i fili, gli ingranaggi sono posizionati con grande senso logico. Come vi dicevo prima, i LED si accendono tranquillamente. In questa sacca posteriore è riposto il vano batteria e le luci a led sul petto, mani e piedi si accendono tutte. Nella parte inferiore lo troviamo con pantaloni grigio antracite a righe e le ginocchiere che sono fissate da un velcro. Tutto molto bello, nonostante le varie parti meccaniche e le ginocchiere Incredibilmente le gambe hanno una grande posabilità. Purtroppo non si può dire la stessa cosa dei piedi, di cui possiamo solo muovere la punta grazie a questo piccolo pistoncino che state vedendo. Gli stivali sono rimovibili slacciando minuscole clip metalliche sui lati. Ma a me sembra inutile rimuoverli e sostituirli con le scarpe nere in dotazione, a meno che non si abbia l'intenzione di creare un Tony Stark che lavora alla sua scrivania. Ma per chi vuole c'è anche questa possibilità. In definitiva, questa versione di Tony Stark non ha bisogno di tanti accessori. Ma per rendere questa figura ancora di più una parte essenziale in qualsiasi collezione, Ottois decide di dargli un po' di extra fondamentali, come lo sfondo e questa base a tema, senza dimenticare il fedele robot, che lo rendono un pezzo unico molto difficile da lasciarsi sfuggire. E anche oggi siamo giunti alla conclusione. Io come voto a questo Tony Stark gli do un bel 9,5. Non è un capolavoro, ma ci si avvicina molto. Lo sculpt è un piccolo gioiellino di ritrattistica in scala 1 a 6 e anche le parti meccaniche sono piuttosto sorprendenti. Ma ora ci tengo molto a sapere il vostro parere. Scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo sui social. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. Io, come al solito, vi saluto, vi ringrazio e mi raccomando: state senza pensieri. Ciao, a presto!